Vorrei fare un proclama ufficiale sul piccolo principe. A me il piccolo principe non mi è mai piaciuto, mi sta sul culo il piccolo principe. Non mi è mai piaciuto, mi è sempre sembrato falso, ipocrita. Una favola sulla purezza e l'infanzia che piace agli adulti borghesi che vogliono ricordarsi un momento di purezza della loro infanzia. È una cosa per... Così borghese, il piccolo principe. E poi tutta questa melassa di bontà, lui che ha capito tutto il senso della vita, tutto il senso della bellezza, della purezza. No, no, grazie, piccolo principe, tornate da dove sei venuto. Mi spiace, Antoine de Saint-Exupéry l'ha scritto nel 1943, è morto un anno dopo averlo scritto il suo aereo, è caduto nel mare Mediterraneo. E lui è morto, mi spiace tanto. Non è che non sia bello, è scritto anche bene, l'ho letto, ma troppa melassa, troppa melassa. E lui poi mi è proprio antipatico, non ci posso fare niente. Proprio mi è antipatico. Questo piccolo stronzetto saggio che viene a insegnare agli altri che cos'è la purezza, ma che cazzo ne sai tu di che cos'è la purezza? Poi questo associare la purezza alla bellezza, alla bontà, è una, veramente una delle cose più banali e ovvie, stupide e retoriche, perché la bellezza sta nella merda, non sta nel diamante. La bellezza sta sempre nella merda. E vabbè, ma questo è un altro discorso che magari un giorno o l'altro. Chi è passato nella merda sa quanta bellezza c'è dentro, ma bisogna passarci, eh? Bisogna passarci. Tutto il resto è falso, tutto il resto è falso. Arrivederci da Maddalena.